In questi ultimi giorni da Patti diciamo che non arrivano grosse notizie, non arrivano indiscrezioni, non arriva nulla, tutto sembra tacere nonostante i tempi delle perizie siano scaduti, dovevano essere consegnate, a quanto pare invece la data è stata ulteriormente posticipata, però le operazioni sembrano finite perché di nuovo non c'è nulla. Tornando invece a una ipotesi fatta tempo fa, quando si parlò del cantiere del porto, vi faccio vedere appunto il dettaglio di questa possibilità. Guardate anche la vicinanza tra i due punti, praticamente distano in linea d'aria circa 300 metri. E queste sono immagini della giornata. Guardate infatti anche il tipo di mezzi che circolano in quella zona lì, una zona di diversi chilometri quadrati, per cui è difficile anche essere visti da qualcuno se non si ha una vista dall'alto, come nel mio caso, perché dal basso ci sono reti a recinzioni molto alte. Inoltre, negli orari come quello di pranzo ad esempio, non c'è transito, non c'è traffico, per cui non ti nota nessuno se sei lì dentro. Ovviamente sei lì dentro se hai un'autorizzazione, è molto difficile che possa accedere in questo periodo in cui i lavori sono intensi a quella zona chi non è autorizzato a farlo. E quindi, guarda caso, nel fare questa ripresa cosa va a passare? Va a passare un furgone simile a quello dell'incidente che avverrà poi a Pizzo Turda. Ecco, per chi parlava di auto, vedete qui c'è anche un'auto che raggiunge il furgone, c'è anche una gru. Thank you.